Questa è una festa della legalità, perché la legalità non è una cosa opprimente o sanzionatoria o repressiva. La legalità è una gioia nel camminare verso quel sentiero fatto di diritti. Questa vuole essere una festa in cui ci si incontra e si parla di quelle che sono le basi del nostro stare nella società. Lo faranno magistrati, lo faranno giornalisti, scrittori, attori, ci saranno dei momenti di spettacoli. Io credo che la legalità la dobbiamo trasportare oggi in un concetto maggiore di responsabilità, che è ancora un concetto molto più ampio della legalità. La responsabilità è far bene il proprio lavoro in qualsiasi posizione una persona si trovi. Gli uomini impegnati nelle istituzioni devono dare l'esempio ai cittadini, perché nella nostra convivenza civile diventa fondamentale che questi principi e questi valori siano alla base di ogni comportamento. I beni culturali nella legalità non solo devono entrarci, ma credo che possano essere anche fonte pedagogica di educazione alla legalità, nell'augurio che la Sicilia diventi fra qualche anno normale e non si parli più soltanto di legalità, perché sembra quasi come se dobbiamo ancora spingere purtroppo su questi concetti, perché evidentemente non sono ancora radicati nella mentalità del popolo siciliano. Allora, la normalità è quello a cui tendiamo. Abbiamo contribuito con due mostre che raccontano delle storie esemplari. La più esemplare è quella di Mario Francese, che era un cronista attento, scrupoloso, che è stato ucciso mentre cercava la verità e non si affidava soltanto alle fonti ufficiali, perché era un giornalista d'inchiesta che verificava le sue fonti.